Uomini e donne, Clarissa e Federico festeggiano un grande traguardo. Clarissa Marchese e Federico Greucci di Uomini e Donne, raggiunto un importante traguardo. La loro storia ha appassionato molto i fan di Uomini e Donne. Difatti appena Clarissa Marchese e Federico Greucci si sono incontrati nel famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi si sono innamorati subito. E dal momento in cui si sono messi insieme i due sono andati a convivere, facendo progetti sul futuro, come sposarsi e mettere al mondo tanti figli. Davvero la coppietta potrebbe sposarsi presto? Intanto, proprio nella giornata di ieri Clarissa e Federico hanno raggiunto un importante traguardo, 9 mesi insieme. Un evento importantissimo, che ha già riempito di gioia i loro tantissimi estimatori. Ma non è finita qua perché sempre ieri i due hanno presenziato a un matrimonio, facendo scatenare immediatamente la fantasia dei supporter. Motivo per cui i piccioncini hanno immediatamente voluto buttare acqua sul fuoco, pubblicando un video sul famoso social network Instagram, asserendo di non essersi sposati, ma di essere stati invitati a un matrimonio di una cara amica. Ma come festeggeranno i due innamorati? Non è dato saperlo, anche se ormai è evidente che il loro amore sia autentico, smentendo di fatti i tantissimi hater. Uomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico Greucci festeggiano 9 mesi d'amore. Difatti, come molti si ricorderanno bene, alcune malelingue hanno attaccato in queste settimane sui social la coppia formata da Clarissa Marchese e Federico Greucci. Il motivo? In pratica i due innamorati di Uomini e Donne sono stati accusati di essere dei nullafacenti. Ma non è finita qua perché c'è stato anche chi ha avanzato perplessità sul loro amore. Ovviamente, nemmeno a dirlo, queste accuse sono state rispedite tutte al mittente dai diretti interessati. E, in effetti, il traguardo dei 9 mesi raggiunto giusto ieri pare essere lì a dimostrare che questo amore sia genuino. E chissà se proprio Clarissa e Federico verranno invitati nelle prossime puntate di Uomini e Donne per parlare dei progetti futuri. Per scoprirlo non resta che attendere la prossima settimana. Difatti, come segnalato più volte sul web, le registrazioni del popolare dating show condotto da Maria De Filippi inizieranno ufficialmente martedì 29 agosto. Verranno presentati sia i nuovi tronisti e verranno ospitate anche le coppie che hanno partecipato all'ultima edizione di Temptation Island. Ci sarà spazio anche per le coppie nate a Uomini e Donne? In attesa di scoprirlo non resta che fare i migliori auguri alla Marchese e al suo fidanzato.